Beh, la decisione di presentare questo nuovo test nasce dalla necessità di convivere in maniera razionale, senza isterie, con il Covid. Il Covid, dopo una fase pandemica, no? Adesso siamo in una fase endemica, con picchi epidemici asincroni rispetto alle condizioni ambientali. E che sono dovuti alle continue mutazioni di questo virus. Quindi noi dobbiamo cercare di capire il più in fretta possibile se siamo di fronte a questo tipo di infezione o a un'altra delle possibili infezioni. In realtà sono 19 i virus che possono provocare sintomi analoghi, almeno nelle fasi iniziali. Quindi è molto importante per evitare inutili confinamenti, inutili misunderstanding, di farsi un test che ci dica fin da subito se il Covid è coinvolto o non è coinvolto. Quindi abbiamo pensato di offrire questo test rapido, molecolare, quindi estremamente sensibile, non come quelli fai da te, che però copre in un colpo solo tutti questi virus a un prezzo estremamente basso, in modo che sia accessibile a tutta la popolazione e ovviamente anche alle comunità, voglio dire, alle aziende. Quindi adesso il Toma, che già è un laboratorio leader in Italia, il più grosso laboratorio di genetica, si occuperà adesso anche di microbiologia molecolare. Il prossimo passo è già presente, già offriamo il test per il vaiolo delle scimmie, per esempio, e poi abbiamo tutto un percorso donne integrato con la prevenzione del cancro della cervice, che riguarda appunto tutti i patogeni che possono influire o che sono coinvolti nelle vie genitali femminili. Quindi iniziamo questo percorso e speriamo, insomma.